E voglio 2000 like anche solamente per il giubbottino del militare. Forse sono sceso un po' troppo sotto, ma vabbè, dettagli così. Si è pigiato per sbaglio. Oddio, scusate. Non volevo. Quando la mamma mi dice non state troppo ora davanti al computer che fa male, effettivamente potevo anche cadere di sotto, eh. Ciao a tutti nini, benvenuti in questo nuovo video di Call of Duty Black Ops 3. Oggi siamo qua su un Roll to Nuclear, ma il gioco mi ha accolto con questa frase: ben fatto, hai ottenuto un nuovo record, hai eseguito 61 uccisioni in una partita. È un punteggio nel 10% dei migliori mai ottenuti in questo gioco. Complimenti. Ovviamente ci sarà molta gente tra di voi, perché tanto tra di voi sono tutti fenomeni, che avrà fatto un punteggio comunque simile o addirittura superiore. Ma comunque sia, giocandoci comunque sia molto sporadicamente, cioè giocandoci poco, aver ottenuto un punteggio così alto mi pare buono, no? Scrivete nei commenti come invece quello che vi ha accolto voi, ovvero quante uccisioni in una partita e qual era la percentuale, mi piacerebbe saperlo. Quindi abbiamo fatto un nuovo record, ragazzi, oggi. Non l'hanno fatto anche in altri, ma abbiamo fatto un nuovo record personale e non. Come al solito abbiamo il nostro purifier e come al solito useremo le classi che ci pare, perché vi ricordo che nel Road to Nuclear, ovvero la partita dove io cerco di fare nuclear anche se ancora non ci sono mai riuscito e non so se ci riuscirò fino alla fine del gioco, io uso la classe che cazzo mi pare. E voglio 2000 like anche solamente per il giubbottino del militare. Questa lì non la vedrete come partita, perché è la partita quella di Roadhouse, ovvero la partita quella prima, perché ovviamente non trovo sempre una partita non iniziata, anzi spesso la trovo già iniziata. Quindi vedrete la partita dopo questa, ok? Primo round completato già 7-0, ragazzi, ho già dato 30 secondi 7-0. Quindi abbiamo preso il C3PO, quello lì dietro, quel cosino lì. E niente, adesso proveremo a tirare anche le altre due ricompense. Magari se va particolarmente bene tiro la nuclear su questa, caricherò questa, io lo so. Ok, no, sono morto. A 14 di fila, ragazzi, sono morto. Pace, madonna mia, che bellezza. Quadrupla, madonna, 5 kill insieme. 6, oddio, 6 feed, ragazzi, mamma mia. Cioè, le partite della madonna fatte completamente a caso mentre aspetto. Madonna mia, che bellezza. Io, ragazzi, non vorrei dire niente, ma ho fatto ratio 5, così 50 kill in mezza partita. Sono entrato che eravamo 78 tipo a 65 e ho fatto 50 kill. Io ora, non vorrei dire, ho fatto una buona partita. Ok, siamo in questa seconda partita. In quella prima avete visto gli highlights più o meno, quindi era una partita tagliata. Avete visto comunque che ho fatto 14 kill di fila. Quello è l'importante, è che ho fatto un punteggio molto alto, facendo comunque 50 uccisioni in metà partita. Cioè, vedete tanto che il mio record, il record tra virgolette per la quale mi hanno elogiato quando sono entrato oggi su Call of Duty, vi ho fatto vedere prima, era di 61 uccisioni in una partita intera. Adesso ne ho fatte 50 in mezza partita. Quindi io mi dico, non andava proprio male come partita, no? Poteva andare anche peggio, suppongo. Suppongo proprio di sì, ok. Qui ci abbassiamo un secondo perché non vedo nemici, quindi ho paura. Adesso torniamo verso C. Passiamo dai dietro fondi, che sarebbero i bassi fondi della... Insomma, avete capito tutto. Adesso cerchiamo un po' di nemic, perché gli nemici non ci sono. Perché te sei fermo? Cos'è? Rombo di tua... Non mi spawnare dietro, ti prego, ok. Via, scappa, ok. Tiriamo un bel rombo di suono tipo qua, ok. Non so dove l'ho tirato, ma noi prendiamo C, perché comunque a parte li ho visti tutti su A, quindi su C non ci possono essere, cioè non dovrebbero, via. Abbiamo fatto 0 kill, cioè tutti lì erano 0 kill, eccolo lì, una kill l'ho fatta. Beh, sarà beh, questo no, oddio, 2 kill, ecco, mi sono tirato in testa. 2 kill l'ho fatte, nemici non ne vedo, facciamo il giro inverso perché ho paura che i nemici vogliono anch'essi fare un giro un po' non convenzionale e noi li freniamo sul nascere se ce la facciamo. Ok, kill doppia, no. Qui potevo in teoria fare il coso, il fuoco, ma non l'ho fatto. Scusate se ho fatto un suono di silenzio, tra l'altro non lo so nemmeno se l'ho fatto. Spero di non averlo fatto. Comunque, se possibile. Ok, due Cerberus insieme, tiriamo. Perché quel Cerberus ci ha messo di tanto a sparare o a capire di essere tale o vivo. Qui su A non c'è nessuno? La cosa mi puzza alquanto. No, non c'è nessuno su A, ok. Quindi prendiamo, ehi là, perché lui sta sparando? Che cazzo spari, mi fai paura. Ok, il nostro Cerberus non sta facendo assolutamente niente. Comunque la partita prima ha fatto solamente, tra virgolette, solamente 8 uccisioni. Qui sta per arrivare qualcuno saltando. Ok, ti avevo visto già da anni.
Qui speriamo non ci sia nessuno che mi sta già puntando. No, ok, non c'è nessuno che mi sta puntando. Facciamo un bel giro abbastanza largo. Ok, non vedo dei nemici. Eccolo, un nemico. Ok, te sei un compagno, quindi mi hai fatto cagare addosso inutilmente. Entriamo qua dentro sperando di trovare qualcosa. Non c'è nessuno. Ok, ehi là, vorrei scendere qua sotto. Ops. Forse sono sceso un po' troppo sotto, ma vabbè, dettagli così. Giramento di coglioni, morire completamente. Ehi là, completamente a caso. Speravi non ti avessi notato, invece ti ho notato proprio al volo e ti ho freddato subito. Non ti ho nemmeno dato il tempo di respirare. Adesso torniamo qua su B. C'è il mio Cerberus che c'è. Io non l'ho mai visto il mio Cerberus. A parte non saprei distinguerlo perché sono uguali i Cerberus. Quindi non saprei dirvi quale è mio e quale non. Pronti qui perché... Ok, no, non stanno arrivando per fortuna. Ok. Non ci sono più nemici. Dove sono andati? Ah, è passato il Cerberus. Mannaggia, lui li ha ammazzati tutti. Qua sta per arrivare un nemico. Esattamente. Ma ragazzi, non perdo la mira su niente. Oggi sono davvero... Bello ingrifato. Ingrifato poi è una cosa bruttissima da dire. Ok, la luce uno con l'arco. Luce uno con l'arco. Ti ammazza, guarda come ti muore adesso lui. Oddio, ha rischiato però. L'ha rischiato, vabbè, andiamo via, vai, prima ci arrivano alle spalle. E andiamo a prendere quello lì con l'arco. Senza essere accanto al mio compagno che mi sta per far uccidere. Questo Cerberus se compare. Boh, non lo so se compare. Però vuole, sta sparando a raffia. Stanno sparando tutti a raffia, non capisco perché. Infatti ho una paura matta perché due mi stanno sparando addosso i miei affari. Che poi non c'è nessuno, magari è qua dietro. Oh, non c'è un cazzo di nessuno, ragazzi, ma dove sono i nemici? Vabbè, io non guardo quanti sono perché so ogni volta mi dite guardate il risultato, non dovevi guardarlo. Io infatti non lo guardo adesso, così almeno siamo tutti in linea. Adesso andiamo su A, che la stanno conquistando, quindi teoricamente potrebbero esserci dei nemici. Esattamente, ci sono dei nemici, infatti no! Ok, killato anche lui, mamma... Ehi, vabbè, dai, quanti? Quanti sono? 1000! Che cosa posso farci? Vabbè, adesso abbiamo comunque ripreso un secondo il controllo della partita in generale. Qui ci dovrebbe essere qualcuno, mi arriva davanti? No, sì, eccoti, lo sapevo. L'ho visto, avevi anche una Semtex in mano, brava. Sei stata molto gentile e premurosa nei miei confronti. Ok, qua potrebbero arrivare in teoria spiacevoli sorprese. Forse no, però aspetta, se ci sistemiamo per bene, no, ok. Sono uscito in pre-fire, sono uscito. Ok, è finito il primo round. Con la mia kill, tra l'altro, è finito. Adesso andiamo al secondo. E rimarrò qua perché sennò dite sempre che guardi il risultato. Ultimamente ho preso il vizio di rimanere qui. Ecco, lo guardavo. No, vi giuro, ragazzi, ho pigiato per sbaglio. Oddio, scusate, non volevo. Ok, ora l'ho guardato, questo ho fatto un bel risultato per ora. 18-3, ratio 6. Sono morto solo 3 volte. Pensavo di essere morto molto più volte. Molte, no, più volte però. Questa partita quindi non sta andando sullo sfondamento delle kill, ma sta andando comunque sulla partita buona, la partita con criterio. Io non prendo C perché tanto la prendono lo stesso, ragazzi, quindi non me ne frega niente. E proviamo ad andare direttamente su A e asfaltarli da dietro. Cioè da dietro, no, in realtà no, da davanti, però dettagli. Tra l'altro se riesco ad arrivare su A e ad ammazzare qualche esponente di A, ovvero qualche nemico che rappresenta A, riesco anche a arrivare da dietro a quelli che possono andare a conquistare B, no? Quindi vi posso girarmi e andare di spalla a loro, vedi? Così intendevo fare io. Stando attento a chi può arrivare da qua. Qui te ci sei e muori. Malissimo, tra l'altro. E loro stanno conquistando B. Io non posso farci niente, però, perché... non posso farci niente perché non lo vedevo. Era sotto il ponte. Qui sta per arrivare qualcuno. Eccoti, stai per arrivare. Stai per arrivare, perché non arrivi? Vabbè, venga a prenderti allora, che ti devo dire? A parte no, lui no. Cioè, lui qui... Eccolo, vedete. Killalo. Ok, ho preso assist. Non che mi vada male, ma preferivo prendere la heal. Che come sapete la heal fa numero. Lui l'ho killato. E te non ti healo. No, ok, sono vivo. Mamma mia, non so come ho fatto ad essere ancora vivo. Quello, il nemico che era su A, non ha ucciso nessuno. Siamo attenti a chi potrebbe arrivare. Ok, non è arrivato nessuno. Bene, siamo di nuovo in carreggiata. Cioè, in realtà lo siamo sempre stato. Però, dettagli. Ok, lì i nemici vengono asfaltati come niente. Bene. Stavolta non sono caduto, tra l'altro una volta sono caduto di sotto, ricordiamocelo, e sto per morire perché il mio compagno mi sta per far morire. No. La madonna, quante roba tirate, ragazzi, su, fate i bravi, dai. Ok, basta, adesso vado qua dietro, sperando che non ci sia nessuno. Oddio mio, ragazzi, sono in mezzo al fuoco incrociato, vabbè, oh. Dettagli, sono morto, non ci posso fare nulla. La giusta, il mio compagno sta arrivando. Passiamo da B. Sperando. Ti ho messo in albero, è andato la mia PlayStation di già. Ok, una kill la volevo fare io qui, però. Ok, l'ho fatta. Ne ho fatte due. No, ne ho fatta una sola e un assist. Vabbè, ci sta. Ci stava tutto, infatti me l'aspettavo.
Stiamo conquistando C. Non mi chiedete come è possibile, ma ok, non più, infatti mi sembrava strano. Anche perché avendo tutti i giocatori su A, in teoria su C ci spawnano all'infinito. Quindi non vedevo come fosse possibile conquistare. L'ho visto prima io. Ma quel Cerberus è alleato? No, è cattivo questo Cerberus. Via. Scappiamo su A, che esatto, la stanno per riprendere. Cosa che è normale, funziona così, ragazzi. Quindi loro hanno preso A e proveranno ad arrivare su B esattamente. Infatti ti ho appena ucciso a te e ho ucciso anche te, che avevi il computerino in mano. Vedete, ragazzi, quando l'ama vi dice non state troppo là davanti al computer che fa male, non scherza sempre. Cioè, ogni tanto dice boiate, ma spesso no. Adesso torniamo su B, che la stanno conquistando i nemici. Ecco, subito, appena ho detto torniamo su B, un alleato ha difeso B all'istante. Come dire, no, te sbusci, le kill non le fai. Adesso dovrebbero spawnare esattamente su C. Bravissimi, no, vabbè. Voglio sapere se lo stava guidando uno o se era la realtà virtuale, l'intelligenza artificiale. Perché quando lo guida l'intelligenza artificiale a me fa sempre cagare quel cosino. Tranne prima, ha fatto un buon risultato. Doppia lì, va bene, ci sta tutta. E andiamo qua su. Vorrei andare là sopra? No! Beh, lui se lo sente. Ho fatto un botto di death, ragazzi, sto round. Non va bene. Avrò fatto circa 5 death per ora. Dovrei essere, credo, 26 kill, 8 death. E la cosa non mi va giù. Perché potevo evitarmene un paio. Più potevo evitarmi dove sono cascato di sotto. Quella sì, era molto evitabile. Effettivamente potevo anche cadere di sotto, Qua c'è qualcuno? No, non c'è nessuno. Ok, allora li aggiro. Dovrei riuscire ad aggirarli molto easy. Come personaggi della mitologia. E la madonna, chi è che mi stava sparando? Quando stiamo conquistando C? No, non è vero. Ok, una cosa che mi inganna sempre: quando voi mirate verso una posizione, quella posizione, diciamo, perde colore. Ok, siccome perde colore, io penso che la stiano conquistando. Proprio perde colore come quando la stanno conquistando. E quindi mi impanico a bestia. Ora, i nemici sono spawnati su un'altra cosa. Altro, ho fatto una bella mossa. Ho fatto lì, mi è piaciuta molto. Grande sbuci. Ora faccio una cosa intelligente, ovvero passo da dietro dove sta per passare un altro nemico, mi pare, dalla minimappa, ora non ne sono sicuro, ma mi pare proprio di sì, esattamente, eccoti lì. Ora qui passo sotto la tettoia, no, non me ne frega niente, passo da qua, mi sembra una cosa più idonea. Loro stanno conquistando B? No, non si capisce, loro ogni tanto conquistano le posizioni, ogni tanto no. Un alleato, lì c'è un nemico, lì ce n'è un altro che cammina tranquillamente contro di noi, altro assist che non fa mai male. Sì, in realtà fa abbastanza male perché non lo volevo. Ah, io ho un Cerberus e non... Cazzo, lì facevo un bordello che non finiva più. Non ho tirato il Cerberus e lì c'era un bordello, ragazzi. La doppia era assicurata. Guarda, era proprio qua la doppia. No, non era qua, era dall'altra parte. Opposta, scusa. Comunque ho fatto 32 kill e 6 death. Il che corrisponde circa a ratio 3. No, scherzavamo. Il che corrisponde a più di ratio 6. Ecco, ora mi torna. Più di ratio 5, scusate. Quindi non so che altro dirvi se non spero vi sia piaciuto il video. È stato un bel mi piace, un commento con scritto quello che vi ho chiesto all'inizio video e dicendomi come vi sono sembrate queste due partite. Consigliatemi quello che volete nei commenti. Sono sempre disposto a sentire critiche costruttive. Basta che abbiano una ragione in se stesse. Noi ci vediamo appunto comunque al prossimo video. Iscrivetevi al canale, passate dai miei social, compreso Badu, che è quello lì che si vede ogni tanto nelle pubblicità. Noi comunque ci vediamo appunto al prossimo video. Per questo video è tutto. Shiny!